Ci troviamo a San Giorgio del Sannio, davanti ad Opera Prima Osteria Contemporanea, uno dei locali più in di questa cittadina. Entriamo e parliamo con i titolari. Voi siete insieme da quanto tempo? Quasi otto anni. Allora, chiediamo ai ragazzi come trascorreranno questo strano San Valentino 2021. Lavorando. Certamente lavorando, sì, sicuramente. Quindi quest'anno, dopo tanti mesi di fermo obbligato, riusciamo a riprendere e riaprire l'attività? Sì, assolutamente sì, dobbiamo farlo. Fortunatamente qualcosa si sta muovendo, le cose stanno iniziando a svegliarsi, la gente inizia un attimo a darsi una svegliata perché non riesce neanche più a stare ferma, preferisce uscire, vuole un attimo riprendere la normalità. Amici di Stylis, oggi siamo a Genova per una puntata speciale su San Valentino. Vediamo insieme cosa faranno le coppie genovesi quel giorno. Cosa farete a San Valentino? Non lo sappiamo ancora, probabilmente dovremo andare a cenare in un posto. A pranzare in un posto a Capogli, però non si sa ancora. Poi adesso la sto accompagnando per vedere qual era ciò che volevo. Io non voglio pregare. Allora sei fortunata, guarda! No, è vero. Una cosa romantica da dirvi è ci vuole, perché per San Valentino si è sempre romantici. Cosa diresti a lei, alla tua fidanzata? Speriamo che questo amore duri quanto più a lungo così. Tu cosa rispondi? Pure io. Signori, si sposeranno di sicuro. Ragazzi, quest'anno il San Valentino sarà un po' diverso. Voi come lo trascorrerete? Non ci sono le restrizioni, non penso che... Cioè... usciremo, sì, per me ogni giorno San Valentino, infatti ci ho regalato questo come dolce. Oh. Ragazzi, siete dolcissimi. Ciao Simone. Ciao Maria. Come vi siete conosciuti tu e la tua fidanzata? Ci siamo conosciuti a una festa in estate. E da quanti anni siete fidanzati? Siamo fidanzati da 2 anni. A San Valentino 2021 cosa farai? La porterò su un bel ristorantino sulla neve. Sopra il ristorante la porti? No, sotto la neve. Una domanda, da quanto tempo state insieme? 2 anni. Come vi siete conosciuti? A scuola. Raccontaci un po' meglio. Ci siamo conosciuti a scuola e il primo passo l'ha fatto lui verso di me. E avevamo 16 anni quando siamo conosciuti, adesso 18. Allora, come trascorrerete questo strano San Valentino 2021? Penso a casa sua, organizziamo una cena e guardiamo un film. Quindi Netflix e coccole, giusto? Sì, sì, sì. Allora ragazzi, come vi chiamate? Gabriela. Marco. Da quanto tempo state insieme? 2 anni. Allora, che cosa farete a San Valentino? Assolutamente niente. E ancora non abbiamo deciso niente perché è tutto relativo, vista la situazione. Vabbè, sicuramente faremo una cenetta insieme a casa per questo periodo comunque difficile che stiamo passando un po' tutti, sperando che poi si risolva tutto al più presto possibile e possiamo festeggiare qualche locale insieme, tutti insieme. Certo, sposati o fidanzati? No, fidanzati. Sposati a breve, l'anno prossimo. Carmine, a Maria Luisa un bel messaggio d'amore che rimarrà impresso per l'eternità qui con noi. Vabbè, che spero che tra noi due ci sia sempre questa affinità, questo bene e che poi ci tramuti in qualsiasi cosa, in figli, famiglia, tutto ciò che può essere bello per una coppia. Questo lo auguro a tutti i ragazzi e tutte le persone che si vogliono bene. Allora, la nostra domanda per gli amici di Stylis è, prima di tutto, da quanto tempo state insieme? Parecchi, domanda a lui. Saranno una ventina d'anni. Una ventina d'anni? Fidanzamento e matrimonio, sì, sono tanti. Ok, e allora voglio sapere, da Guido, come vi siete conosciuti? Già ci conoscevamo veramente. Ci conosciamo da una vita praticamente, siamo cresciuti insieme nello stesso paesino, quindi ci conosciamo da sempre. Questo strano San Valentino 2021, come si trascorre? Decisamente a casa sicuramente. E dopo 20 anni che si regala alla propria moglie? Ancora non ci penso veramente, però qualcosina glielo regalo. Ancora un po' di tempo. Grazie ragazzi. Grazie a voi, ciao. Buona serata.